Non va tutto come vorremmo noi e neanche noi andiamo come vorremmo. No, no, come vorremmo. Faccio un esempio. Avete visto che ci sono stati 3 o 4 inchieste in Veneto molto ravvicinate, appunto con criminalità organizzata che forniva servizi agli imprenditori. Molti imprenditori coinvolti. Siamo andati dal procuratore della Repubblica, siamo andati dal prefetto di Venezia, tutti e due ci hanno detto la stessa cosa. È giusto, a proposito di Mundi, delle tre, ma senatore, questa è la regione dove c'è il più alto indice di evasione fiscale, questa è la regione in cui al primo posto per le persone c'è l'arricchimento personale e il soldo. Secondo lei, se arriva uno che magari è, se arriva uno che ti crea le condizioni di avere più soldi e di arricchirti, anche se è uno della mafia, tu che cosa pensa che facciano una parte degli imprenditori? Quindi gli investitori mettono la tripla A, funziona perché si mette... No, ma io non sto giustificando, signora, non sto giustificando, no, assolutamente. Però le sto dicendo, questo è il contesto, per cui non dobbiamo stupirci se c'è la tripla A. Perché se c'è la tripla A è perché sanno che in quel paese lì gli arricchimenti avvengono. E si può investire. E si può investire, sì.